Entriamo nel mercato ortofrutticolo di Fondi subito dopo i 17 arresti della direzione distrettuale antimafia di Roma. Qui l'Andrangheta ha dettato i prezzi di frutta e verdura, con l'intimidazione ha deciso quali società dovevano lavorare dentro il mercato più strategico d'Europa. I fratelli Tripoda, in trasferta da Bovalino a Fondi attraverso prestanome, dettavano legge. Ma lei, in qualità di presidente di questo mercato, no, non sapeva nulla, non vedeva nulla del condizionamento dell'Andrangheta qua dentro? Ma guardi, io credo che siano cose isolate e determinate a determinate persone. Per quanto riguarda il complesso degli operatori del mercato, credo che non esistano situazioni di generalizzazione in questo modo. Non conosco nessuno, non so niente di nessuno. I calabresi non ne conosco? No. Ma c'è anche la corruzione dei funzionari del comune, del comandante dei vigili urbani di Fondi, dell'ex assessore Riccardo Izzi del Partito delle Libertà, che avrebbe ottenuto soldi e finanziamenti per le elezioni in cambio di favori al clan. Un giro di società di servizi con riciclaggio del denaro sporco e appalti per milioni di euro.